Anche il Bologna è riuscito a fare bottino pieno al fuorigrotta di Napoli. Ecco la prima rete dei rossoblù. Fugge Pascutti, il cross è raccolto da Perani che da due passi scaraventa nel sacco. Reagisce il Napoli, ma il palo respinge una punizione di Tacchi. Sul rimpallo si accende una mischia furibonda sotto la porta dei petroniani, che affannosamente tentano di arginare l'arrembaggio dei napoletani. Alla fine la palla giunge a Pivatelli, ma il tiro del centravanti è debole e Santarelli può parare prevenendo Maioli. Nella ripresa il Napoli, incitato a gran voce dai tifosi, si lancia all'attacco e ottiene il pareggio con un colpo di testa di Gratton. Riparte il Bologna, Pascutti si fa luce e centra, Campana in sacca. Gli azzurri non si danno per vinti, il duplice tiro dell'argentino Tacchi non cambia però il risultato. Per i partenopei un altro passo nella zona minata.